Il giovedì si parla di teatro, ma oggi è tutto fuori orario, quindi abbiamo scambiato comunque anche noi un po' gli orari perché Tamara Malleo è qui con noi alle 7:30 del mattino. Buongiorno Tamara. Buongiorno Fabio, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Crystal Radio e di Good Morning Milano. Ti abbiamo, allora, ti abbiamo svegliato presto oggi, chiedo non scusa. Non c'è problema, va benissimo, anzi la sveglia. Io pensavo di trovare un po' di fresco, invece ho aperto la finestra caldo, torrido, come se fosse... Cambia niente! Però va benissimo, ci lamentavamo qualche settimana fa della pioggia, adesso non possiamo così. Adesso... Anche se questi sbalzi non sono proprio sintomo di un equilibrio, diciamo così, del clima. Detto questo, ci riportiamo a grandi temi proprio grazie al teatro, perché, anzi, devo dirti che ho voluto proporti questa, anzi, proporvi a te e agli ascoltatori e alle ascoltatrici due spettacoli e un film, perché il film si torna, diciamo così, comunque ad una storia teatrale. Allora, partiamo subito con il Teatro del Fu Puccini, che in questa fase, diciamo così, estiva è molto propone tantissimi spettacoli. In questo caso propone un ritorno, perché è uno spettacolo che ha debuttato 10 anni fa ed è uno spettacolo rappresentativo della compagnia Eco di Fondo, Teatro del Fu Puccini, che si trova in Corso Buenos Aires, fermata della metropolitana Lima o Porta Venezia, comunque raggiungibile facilmente Corso Buenos Aires, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici lo sapranno sicuramente. Compagnia Eco di Fondo, legata al Teatro El Fu Puccini da ormai una solida collaborazione, e appunto per festeggiare 10 anni di Orfeo e Euridice, il loro spettacolo che li ha in qualche modo portati all'attenzione degli spettatori e delle spettatrici, e in questo caso appunto tornano con Orfeo Euridice, ci sono Giacomo Ferraù e Giulia Viana, che sono le due anime di Eco di Fondo, e Orfeo Euridice, loro partono quasi sempre nei loro spettacoli dal mito per poi arrivare a un fatto di cronaca che viene poi attraversato dagli strumenti del teatro e quindi in qualche modo portato ad una universalizzazione del tema. In questo caso si parte dal mito di Orfeo Euridice per arrivare al tema del fine vita, e al tema di fine vita legato al caso di Elia Manglaru, e quindi a tutte delle domande, che sono domande dolorosissime, domande molto complesse su cosa significa rapportarsi con una persona che appunto è in una situazione molto complessa, si sveglierà un giorno e se la si lascia andare significa ucciderla, o se lasciare andare significa invece ridarle la sua dignità di vita. E a questo spettacolo chiaramente non pone delle risposte a queste tantissime domande, ma chiaramente fa un percorso emotivo all'interno di una riflessione, e infatti la compagnia in questa settimana ha portato anche degli incontri, per esempio con l'associazione di Luca Coscioni, insomma con delle associazioni che parlano del tema di fine vita e che quindi si relazionano con un tema molto complesso, ma che appunto da Eco di Fondo viene trattato, uno, con grande attenzione, con grande cura, ma anche con un grande interesse nei confronti di un approfondimento per portarci ad avere degli strumenti per poter riflettere su questi temi così complessi. Quindi Orfeo Euridice fino a domani al Teatro del Fu Puccini. Poi ci spostiamo. Dove andiamo? Per una rassegna che voluta dalla compagnia Atir, che come sappiamo in questo momento non ha avuto per un certo periodo un teatro di riferimento. Questo momento dura da troppo tempo, possiamo dirlo. Infatti, ecco. Esatto, adesso sembra che ci sia insomma un movimento nella direzione del restauro del teatro, e quindi poi di una riconsegna alla compagnia Atir, però ancora insomma il percorso è ancora molto lungo. Ma Atir appunto non si ferma e torna alla rassegna La prima stella della sera. In questo caso punta l'attenzione sull'informazione. Siamo alla quinta edizione, dal 25 giugno al 30 giugno ci sarà questa rassegna teatrale nel cortile della chiesa di Santa Maria alla Fonte, nel parco di Chiesa Rossa, quindi stiamo parlando della zona di Grattosoglio.
e saranno appunto ospitati nel cortile della chiesa di Santa Maria della Fonte dai frati minori cappuccini. Ci saranno tutta una serie di spettacoli legati, nella fase precedente, diciamo così, allo spettacolo, a una presentazione da parte di giornalisti che parleranno di temi legati all'informazione. Ci sono appunto cinque spettacoli molto diversi fra loro. Io vi segnalo soltanto quello di mercoledì 26 giugno con l'apertura affidata a Benedetta Tubagi e lo spettacolo Il ballerino e l'ideale di Simone Faloppa, che è un attore, autore molto accurato, perché fa delle ricerche storiche molto accurate per poi portare in scena dei temi molto particolari e soprattutto spesso dimenticati. In questo caso si parla del 12 dicembre 1969, quindi della Piazza Fontana. Della strage di Piazza Fontana, e si parla di chi è stato coinvolto in questo attentato, cioè cinque ragazzi anarchici ritenuti senza processo e in assenza di prove colpevoli perfetti per questa strage, quindi non seguendo un'indagine ma dando già, diciamo così, per scontato l'accusa a questi cinque giovani, e lui fa questo percorso all'interno di queste vite e, come sempre succede, le piccole vite si inseriscono all'interno di una grande storia. Chiaramente ci sono anche molti altri spettacoli all'interno di questa rassegna. Si raccomanda l'acquisto del biglietto su internet, perché sarà poi più facile la modalità, ma alla fine di molti di questi spettacoli ci saranno degli incontri con una risottata, con un incontro per far vedere appunto la zona, quindi una piccola visita guidata. Quindi c'è sempre cosa che a cui tiene moltissimo, la valorizzazione del territorio in cui si svolge questa rassegna, che è il territorio dove loro da sempre lavorano e continuano a lavorare anche attraverso dei laboratori e quindi continuano a, diciamo così, ad essere un presidio sociale e culturale del territorio di Grato Soglio, anche se non hanno appunto al momento una sede fissa. Quindi questo dal 25 al 30 giugno, la prossima settimana, con tutta una serie di spettacoli. Potete trovare tutte le informazioni sul sito di Atile. Come terzo consiglio, invece, vi dico di andare al cinema. Al cinema, infatti, esatto, usciamo dal teatro. Cioè, in questo momento è attiva la festa del cinema, quindi ci sono moltissimi spettacoli a 3 ore e 50 e moltissimi film italiani. In questo caso vi consiglio un film, Dall'alto di una fredda torre, che è uno spettacolo teatrale, diciamo così, si parte da uno spettacolo teatrale che qualche anno fa è stato messo in scena da appunto Francesco Frangipane con un testo di Filippo Gili, che sono esattamente il regista e l'autore anche del film. E in scena, in questo caso, ci sono Edoardo Pesce, Vanessa Scalera, che era già presente nell'edizione, diciamo così, teatrale, Giorgio Colangeli e Anna Bonaiuto, quindi tutti attori e attrici di impronta teatrale. Ed è anche questo un tema, in qualche modo, che si ricongiunge a quello di cui abbiamo già parlato, cioè una famiglia, il film, così come lo spettacolo, si apre su una famiglia seduta a tavola in cui ci si chiede: ma se in questo momento entrasse qualcuno e ti puntasse una pistola alla tempia, la figlia rivolgendosi alla madre, chi sceglieresti tra noi due figli? E proprio questo interrogativo si ribalterà, perché sarà la figlia poi a dover scegliere, per una serie di situazioni che coinvolgeranno la salute dei genitori, chi poter scegliere per un trapianto tra il padre e la madre. È una scelta che si può fare, è una scelta che ci porta dove? In una nebbia cognitiva che viene rappresentata benissimo attraverso, la differenza tra il teatro e il cinema è che il cinema aggiunge visivamente molte situazioni, quindi ci sono proprio, delle narrazioni teatrali che vengono visualizzate attraverso il cinema, ma rimane un protagonista fondamentale che io già a livello teatrale avevo amato moltissimo, cioè il silenzio, perché all'interno di una riflessione così complessa come una scelta quasi impossibile da fare, anzi direi impossibile da fare,
Il silenzio parla tantissimo perché ci porta in un inconscio che porta a galla delle, diciamo così, anche dei traumi o comunque degli strascichi legati a delle riflessioni che possono portarci quasi alla follia. E quindi io ve lo consiglio caldamente. Lo spettacolo era bellissimo, ma anche il Ok. film, diciamo così, regge un impianto teatrale che rimane sicuramente molto forte, ma che diciamo così, che aggiunge alcuni elementi prettamente cinematografici. Ecco, ricordiamo bene il titolo, quindi. Ok, Dall'alto di una fredda torre. in proiezione dove? Non hai fatto i conti Allora, tu? in questo Sarei momento, fatto, allora, sicuramente sapevo che li avevi fatti, cioè, sapevo che avevi fatto i no, conti. sicuramente all'Anteo. Ok. Io l'ho visto l'Anteo, quindi sicuramente all'Anteo, non ti dico già che non è al Colosseo, non Ok. è in programmazione nei grossi, quindi al Ok. Sarca, No, diciamo nella palestri. Recinto UCI, Non so, date un no. occhio al palestrina magari, ecco, non so. Ecco, sì, diciamo così, ho già visto che il Centrale. cimino in questo momento non c'è, diciamo che non ha una distribuzione Ok. molto, Quindi diciamo, affrettatevi ampia. anche, affrettatevi perché non è detto che rimanga troppo Affrettatevi, lì. esatto. Quindi, insomma. Ultimissimo, ce l'ho il Vai, tempo? sì. Ok, allora, visto che l'altra volta mi hai detto che libro hai sul comodino, Sì. questa settimana il libro del comodino, L'età fragile di Donatella di Pietrantonio, che è veramente vabbè, a parte che lei è una scrittrice bravissima che riesce ad entrare dentro le dinamiche emotive delle donne, soprattutto in maniera molto complessa ed è una cosa che a me piace moltissimo. In questo caso, L'età fragile è un bellissimo viaggio nel rapporto tra madre e figlia e tra non soltanto madre e figlia, ma anche tra due generazioni di donne, tra un mondo che in qualche modo è quello dell'età giovanile che ci porta, no, a sognare, a credere che il futuro possa essere in qualche modo conquistato in ogni modo. Ma questo a volte non accade, quindi delle speranze frantumate, e dall'altra parte c'è anche una comunità legata ad un luogo più bucolico, no? Più disperso, quindi non la grande città, ma il piccolo centro, che in qualche modo dalle giovani generazioni viene rifiutato, ma che, diciamo così, generazioni un po' più adulte, si riportano a questi luoghi perché in questi luoghi ci sono le loro radici, no? E quelle radici che volevamo tagliare quando eravamo molto giovani, invece ritornano prepotentemente poi in un'età più adulta. L'età fragile è l'età più giovane, è un'età in cui si pensa di essere, anzi, non solo si pensa di essere invincibile, ma anche gli adulti pensano che i giovani siano invincibili. In realtà ci sono delle fragilità così forti e così radicate che quando esplodono tutti sono impreparati, sia chi vive queste fragilità che chi è accanto a chi le vive. E quindi c'è tutta una narrazione di come si possa o si cerchi di dialogare all'interno di queste fragilità che rompono un mondo che sembra precostituito e a cui i risultati tutti dobbiamo raggiungere. Il tutti non esiste, ognuno ha un proprio percorso. Quindi l'età fragile. L'età fragile, L'età ok, fragile. segniamocelo, ricordiamocelo benissimo. Basta! Non è per niente fragile invece tutto quello che ci racconti da settimane, tant'è che lo racconti anche dove, quando e come, ricordacelo. Allora, anzi, potete approfondire perché qua noi diamo degli spunti, ma possiamo approfondire attraverso l'appuntamento settimanale con Teatromania il venerdì alle 16:40 su Milanao, canale 191 del digitale o in streaming, quindi da dovunque, www.mediapason.it/Milanao o il lunedì in replica su Antenna 3, canale 11 del digitale. Ecco, insomma, e lì poi li conosciamo anche i protagonisti, no? Giusto, di questi Sì, spettacoli che vengono lì, parlano con ci te, no? impegniamo per portarli, per farvi sentire la loro voce e per raccontare anche, a volte, dipende dalla situazione, il processo creativo. Domani, per esempio, parleremo moltissimo di festival, perché i festival riempiranno la nostra penisola ed è molto interessante, io lo faccio spesso, visitare un luogo cioè scegliendolo in base ai festival culturali, letterari o,
teatrali che sono sparsi per tutta Italia, sì, che sì, insomma animano la nostra... Se, la no, nostra... se non sbaglio c'è appena stato il Fringe anche a Milano, no? Una cosa del genere. Cioè, sì, c'è stato, assolutamente, c'è stato nelle scorse settimane, e poi adesso veramente c'è Sant'Arcangelo, poi c'è il Kilowatt Festival, insomma, poi c'è Spoleto, insomma, ci sono tantissimi festival che in questo momento stanno partendo. Dimmi se sbaglio, Tamara, la cosa divertente appunto bella del teatro è che d'inverno si va a teatro tranquillamente, senza problemi, c'è tutta la stagione teatrale, il cartellone, no, quella roba lì. Sì. Ma d'estate poi esplodono le iniziative teatrali, nel senso che vanno veramente ovunque, cioè, tranne che in teatro vanno ovunque, quasi verrebbe da dire, no? No, cioè... diciamo che l'estate permette al teatro di uscire dal luogo convenzionale che è il teatro per entrare invece nel luogo palpitante, quindi dentro le città, dentro i territori. Per esempio, ti dico solo che ieri è stato presentato un festival Cilentarte. Nel Cilento ci sono una serie di paesi che si mettono a disposizione del teatro, e quindi il teatro viene rappresentati, cioè spettacoli teatrali tradizionali, diciamo, sì, così, sì, che sì, sono sì, nelle stagioni teatrali, vengono rappresentati negli spazi naturali dei territori del Cilento, che è un bellissimo festival di Vittorio Stasi, e devo dirti che è come coniugare, no, degli ambiti naturali con il teatro, farli dialogare insieme, bellissimo, no? Quando la parola entra nella natura e quando la natura accoglie la parola. Perfetto, bene, grazie Tamara. Allora ci sentiamo, ci vediamo. Possiamo dare la notizia che settimana prossima sarai... Certo. Posso dirlo? Ok, sarai qui con noi, giusto? Esatto, sarò in carne ed ossa, oh, la mia presenza così ingombrante, arriverò... Mai, ti dico mai abbastanza ingombrante, tu dovresti essere ancora più, cioè, che noi ci piace che ci occupi lo spazio, cioè vogliamo che tu ci sia. Posso salutare anche le tue collaboratrici che lavorano incessantemente dalle 7 del mattino con te. Per poter garantire questa bellissima diretta. Sì, la troverai forse già con l'infradito ai piedi, perché diciamo che da una settimana a questa parte già sono iniziate praticamente le vacanze, col fatto che siamo verso le ultime puntate, ormai siamo un po' già con la camicia a fiori e infradito, sì, devo dire, però va bene. Bellissimo. Tamara, grazie mille, allora, buona grazie settimana, buon weekend, settimana. Buon tutto, ci rivediamo appunto settimana prossima qui in diretta. Ci vediamo allora sempre a teatro. E ci vediamo a teatro, grazie mille. Ciao Tamara, andiamo con la musica, adesso è Rino Gaetano con Gianna.